Ciao a tutti amici di eximardor.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare in anteprima italiana l'Attitude One da Pira One. Questo è uno dei due mouse che Attitude One ha recentemente prodotto. Infatti la serie Rapira si compone del Rapira One, oggetto di questo unboxing, e del Rapira Elite, che è il mouse con sensore Avagono 1800 di tipo laser. Nel video di oggi andremo dunque ad analizzare la Pira One, che è un mouse da gaming con sensore ottico Avago 3050. Come possiamo vedere, la confezione del mouse è come sempre in colorazione arancione, caratteristica dei prodotti della Attitude One. Le informazioni sono riportateci sia nella parte frontale che nel retro della confezione. La stessa è molto semplice e abbiamo la possibilità di visualizzare il mouse contenuto all'interno tramite un'apertura simil blocco note. Procediamo dunque ad estrarre il mouse ed il relativo bundle dalla confezione. Come possiamo vedere, la confezione è davvero semplice ed il bundle è praticamente ridotto a un user guide ed a piedini di teflon di ricambio. Il mouse, come possiamo vedere, ha una colorazione opaca e ha una presa di tipo palm grip, vista la sua lunghezza e la sua grandezza. Nella parte superiore è dotato di uno scroll di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma. Al di sotto sono presenti due tasti per lo switch di DPI che possono arrivare fino ad un massimo di 3500. Nella parte più arretrata invece troviamo il logo dell'Attitude One, che quando collegheremo il mouse al computer si illuminerà di blu insieme allo scroll. Nella parte sinistra invece troviamo due tasti di generose dimensioni che ci permetteranno di fare avanti e indietro o di essere personalizzati a seconda del gioco. Inoltre troviamo una scanalatura che ci permetterà di appoggiare il pollice in maniera molto ergonomica. Stesso discorso vale anche per la parte sinistra, dove troviamo una scanalatura e però non sono presenti dei pulsanti aggiuntivi. Retro del mouse troviamo 4 mouse fit di generose dimensioni. Al centro troviamo il sensore Avago 3050 di tipo ottico. Inoltre abbiamo la possibilità di azionare o disattivare il LED tramite un comodo switch. Il cavo, come sempre, è rivestito in treccia di tessuto e il connettore è placcato in oro. Per ulteriori immagini e per la recensione scritta vi rimandiamo sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto da tutto lo staff.